Il teatro fa moda, le produzioni del Teatro Comunale di Modena è il titolo della mostra aperta fino al 16 giugno presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, in cui si possono ammirare i costumi di scena prodotti nelle passate stagioni dal teatro modenese di tre opere pucciniane, Turandot, Gianni Schicchi e Suor Angelica, insieme a Partenope di Handel. L'esposizione inoltre è arricchita dai costumi dei nobili dell'opera Andrea Chenier di Umberto Giordano. Il teatro fa moda è un'importante testimonianza del grande lavoro tra artigianato ed arte realizzato dalle maestranze del Teatro Comunale di Modena. La mostra è realizzata dalla Società di Promozione Turistica Modena Amore Mio e dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena. Era tempo che io pensavo a una mostra sull'opera e parlando con Fabio Cepelli mi ha detto: guarda che anche noi abbiamo degli abiti bellissimi, ma fra l'altro sono opera dei nostri bravissimi operatori che stanno dentro il teatro Pavarotti. Quindi abbiamo fatto una ricognizione e poi abbiamo collocato questa mostra spettacolare, devo dire davvero molto importante, e all'interno del Collegio San Carlo, fruendo anche di quelle che sono sale che non sono mai state aperte al pubblico. Quindi l'affluenza di pubblico ha premiato questa doppia idea, no? Questa dei costumi e quella di mostrare sempre di più al pubblico questi meravigliosi locali. Ecco, questo è anche un messaggio, diciamo così, a tutta la regione, ma anche oltre la regione: venire qui, c'è tempo fino al 16 giugno per venire a vedere questi straordinari abiti. Sì, di solito noi apriamo nel weekend, un orario abbastanza lungo, ma per i gruppi, quindi chi vuole venire appunto dalla regione, telefonando al nostro numero di telefono che trovate su tutti i nostri book, noi teniamo aperto. Anche adesso è in corso una visita guidata e quindi davvero venite, perché è una mostra che merita. Abbiamo cercato di costruire un percorso che consentisse ai visitatori modenesi e soprattutto non modenesi di avere tre filoni di esperienze parallele: ammirare la magnificenza di questi costumi realizzati dalle maestranze del Teatro Comunale Luciano Pavarotti, con opere che vanno da Giacomo Puccini, Gianni Schicchi, Suor Angelica e Turandot, Partenope di Handel nella magnifica scenografia della Sala Cardinali, e l'Andrea Chenier di Umberto Giordano nel corridoio che conduce al teatro. Cinque opere che si integrano perfettamente in un percorso invece di meraviglia della struttura architettonica. Abbiamo abbinato le sale della Fondazione Collegio San Carlo di realizzazione settecentesca con opere ambientate nel Settecento e le sale che invece sono state affrescate e realizzate nell'Ottocento con le opere pucciniane che sono tipicamente ottocentesche, per unire tutti insieme con il terzo filone emozionale, che è quello musicale, perché nel corso di questo mese di apertura della mostra abbiamo realizzato numerosi eventi musicali collegati al mondo del bel canto. Chi viene da fuori Modena conoscere una realtà forse ancora poco conosciuta, ma che ha reso Modena città del bel canto, come recita uno specifico protocollo che è firmato da Comune, Cassa di Risparmio, Teatro e Conservatorio, che ormai in buona parte d'Europa è conosciuto con un livello anche di eventi di grande rilievo.